po' emozionato perché non ho mai fatto cose del genere. Innanzitutto ringrazio la mia palestra, l'Aero Nilo. Domani, sabato, scusate, ci sarà il mio primo match da professionista qui a Colleferro. Sono il primo professionista di Colleferro. Ci tengo a fare bella figura. Non mi aspettavo abbiamo messo a disposizione dei biglietti che nel meno di un mese sono esauriti. Colleferro ha risposto benissimo, quasi 250 biglietti sono stati venduti e questo significa che Colleferro c'è, gli piace il pugilato, ci supporta e questa è una spinta in più per fare bene e negli anni a venire, soprattutto per sabato, che non si può sbagliare assolutamente niente. Oltre questo ringrazio il sindaco, tutta la giunta comunale che come al solito ci supporta e non ci lascia mai e niente. E ditemi voi. Un bocca al lupo. Per quanto riguarda il peso, al momento sto facendo una sorta di taglio, manca ancora un chilo e mezzo di peso. Da stasera toglierò lì, domani mi aspetto con due sette, diciamo, togliere questo ultimo chilo e mezzo. Sono 3-4 giorni che sto seguendo questo taglio, quindi sono proteine e allenamenti, diciamo, abbastanza pesanti dovuti proprio per la perdita di peso e di peso. Per sabato mi aspetto un match abbastanza sentito, sia perché è una emozione forte, perché sento molta responsabilità sulle spalle, perché ripeto, non pensavo che venissero tutte queste persone e soprattutto perché so che l'avversario che verrà non verrà a fare una passeggiata, mi sono allenato duramente in quei mesi e avanti indietro per Roma e nella mia palestra montagnola, più qui e niente, aspettiamo che arrivi sabato. Come pensate, ho già un match, è ungherese, la mia categoria di peso è ungherese leggera, quindi al limite dei 61 kg. L'incontro sarà sulle 4 riprese, perché fino ai primi 3 match da professionista si possono fare 4 riprese. Combatterò per la prima volta con guanti da 8 onci, quindi praticamente sono guanti senza anti-shock, quindi si rischia che a po'. Guanti abbastanza pesanti perché praticamente si sta mirando a mani nude perché anche i vendaggi sono di un altro tipo, ma ci siamo allenati anche su quello, non abbiamo trascurato niente,